Io sono contento, domani tu verrai chiaramente all'anteprima. All'anteprima? Dov'è l'anteprima? All'Odio. E dove esce il film? E in tutti i circuiti ANCI. Al Vispa te? Come hai detto te? Uci, sento tutti i spettatori. Luca, bravissimo, ma sei grande attore. Ma io adesso passiamo la parola a un altro attore, un certo Dong Bo Wang. C'è un piccolo problema: lui non parla italiano, parla solamente cinese. Io però faccio da traduttore, perché lo capisco perfettamente. Allora, Dong Bo Wang, te vivi da diverso tempo a Firenze, hai fatto il film con me, perché l'ho visto subito, è un volto molto interessante, davvero attore, assomigli vagamente anche al cuoco di Bruce Lee nel film Dalla Cina con Furore, e quindi ti ho preso per fare questo film. Vuoi dire qualcosa sui valori semantici di questa pellicola? Ha detto buonasera a tutti. Il linguaggio cinese è così, è un po' lungo, molto ermetico alla rovescia. Poi vuoi dire qualche altra cosa legato? Comunque tu hai recitato accanto a dei grandissimi attori tipo Niccolò Gentili, che è qui accanto a te, famosissimo attore, conosciuto soprattutto in casa sua. Quindi vuoi dire qualcosa relativo? E ora Radio Geronimo. E ora Radio Geronimo, lo conosco perché sono milioni di persone collegate in questo momento qui a Radio Geronimo. Vuoi dire l'emozione che ha provato a recitare accanto a questo grande attore? Ha detto lei bravo, bravo parecchio, è ganzo forte, perché lui dice in cinese, ha detto ganzo. Bravissimo, bravissimo. Ora di l'unica parola in italiano che sai qual è? Una vita da sogno. Vita da sogno, bravo, bravo, bravo. E adesso passiamo la parola a Niccolò Gentili. Buonasera a tutti, è un onore. Ciao Niccolò, grazie. Alla trasmissione, io vi ringrazio, anch'io sto vivendo un sogno, perché ci sarò in questo film la prima volta nelle sale. Ringrazio Domenico che mi ha dato questa opportunità di far parte di questo film. Ho lavorato con attori bravissimi come Massimo Ceccherini, Alessandro Paci, Massimo Antichi. Ci siamo divertiti un sacco, una grande famiglia, quindi guardatelo, mi raccomando, Una vita da sogno. 23 maggio nelle sale UCI. E domani come in anteprima all'Odio di Firenze, visto che siamo toscani magari. Certo, mi raccomando, dovete dire solamente Radio Geronimo e avrete un prezzo scontato, invece di 8 pagherete 12 euro. Perfetto, mi sembra giusto. Mi sembra giustissimo. Mi sembra giusto, perfetto. Allora mi raccomando, vi aspetto tutti al cinema Odeon. Io, Silvestre Stallone, che saluta anche... Adriano! È flippato su Adriana. Va bene. È innamorato. Va bene così? Ci sono domande? Telefonate in diretta? Fansi alla porta? Qualcuno? Guarda, alla porta tanti, devo dire, perché come oggi, come prima giornata di inaugurazione, sono venuti a trovare molti amici, per cui sicuramente alla porta molti, molti curiosi, molti amici, insomma, che ci sono venuti ad incoraggiare. Spero che questo incoraggiamento, oltre che a noi come Radio Geronimo, vada a te e al vostro film, Una vita da sogno. Grazie, è un incoraggiamento generale per entrambi. Grazie, Domenico Costanzo, grazie a tutti voi, grazie, un grandissimo voi. In bocca al lupo. Una vita da sogno. E sicuramente noi verremo a vederlo, non ce lo potremmo perdere dopo aver iniziato e inaugurato Radio Geronimo con voi, sicuramente verremo a vederlo presto nei cinema. È un onore, veramente, questa parte mi piace in questo con voi. Comunque, guarda, chiaramente per radio, me lo voglio dire agli ascoltatori, sì, che per radio loro non possono vedere qui. Giusto? No, questo come radio ci... no, però abbiamo i nostri cameraman che riprendono questa giornata e poi prossimamente queste immagini si potranno vedere sul nostro sito e su altri, diciamo, siti a noi amici, e per cui oltre a sentirci questa giornata si potrà vedere. Lo sai, mi piace molto perché è una situazione molto intima. È molto intima, sì, è piccola, intima, è stata la pubblica assistenza che ci ha donato questa stanza, noi abbiamo cercato di sistemarla, di arredarla il meglio possibile con l'aiuto
l'aiuto di Andrea Galli, che è colui che ci ha fornito tutta l'attrezzatura, per cui insomma è stato un bel lavoro. Vivo, e Andrea. Oggi insomma è importante avere qui voi e qui tutti insomma gli amici che ci sostengono e che ci hanno sostenuto sempre. Sì, è intimo e carino, sì, ci piace molto. Poi mi piace molto a me parlare sempre le persone che lavorano alla radio, perché parlano molto velocemente. Allora, ma invece nella vita le persone sono lente a spiegarti una cosa. No, i tempi radiofonici magari sono un po' più stretti. No, veramente poi... complimenti. Qui io vorrei venire una sera, se mi ospitate un'ora, e parlo con i radioascoltatori. Noi... Voglio dire delle verità assolute, perché io ho delle verità da dire. Sconvolgenti? Sconvolgenti. Perfetto. Io lasciamo anche tutto, i nostri spettatori con della suspense, per sì, cui. Io so. Adriana ha una relazione con un altro uomo. Adriana. Ma non possiamo far noi. Ora si è allontanato l'occhio, non lo so, perché sennò deve, è là che grida il giardino. Adriana! Ma io so perfettamente dove è Adriana adesso. Grida, sono Adriana! Non me lo dovevi fare questo! Ok. Chi lo sa? Tutto va, Radio Genonimo, lo sa! No! Adriana si è messa insieme a un altro attore, non piangere. Io volevo. No, vieni con me, andiamo al cinema a vedere Una vita da sogno, almeno ti torna il sorriso, ok? Sì, ok. Stai a casa mia fino al 23 maggio, 23 maggio andiamo lì alla sala, ok Silvestri? Una vita da sogno! Al cinema quando? Ciao a tutti, da domani, no, dal 23 maggio. Ma quando? Domani la prima? No! Non so, mi ok? Grazie mille, grazie a tutti. Comunque veramente l'augurio è aperto. Ormai spero che questa collaborazione di oggi insomma possa veramente continuare. Per cui qualsiasi volta, qualsiasi giorno volete venirci a trovare, a raccontarci, non so, anche del prossimo film, noi siamo contentissimi e insomma, ormai la strada la sapete, veniteci a trovare quando volete. Certo. Bene, grazie! Grazie a voi, ciao, grazie. Sogno, ciao. Grazie.